della Brigata Accademica di Santa Casa. Sono particolarmente lieto della sua autorevole presenza in questa solenne cerimonia. Alle autorità tutte, ai gentili ospiti, va del più caloroso benvenuto e del ringraziamento di tutto il personale del reggimento per l'attenzione che hanno voluto riservarci. Alle associazioni bersaglieri, guidate dal Presidente regionale Giancarlo Scatetu, e alle altre associazioni combattentistiche e d'arma rivolgo un mio più caloroso saluto. La vostra presenza è testimonianza di quelle tradizioni di ricordo qualificante del nostro passato, che grazie al vostro continuo impegno, amore ed entusiasmo riusciamo a trasmettere da una generazione all'altra. La vostra presenza di oggi ci onora, ci gratifica e ci sprona a fare sempre meglio. Il 18 giugno 1836 il re Carlo Alberto approvava con regio decreto la costituzione del Corpo dei Bersaglieri. E da allora la nostra corsa non si è mai fermata. Dalle prime campagne dell'epopea risorgimentale, ai due conflitti mondiali, alla guerra di liberazione e alle recenti missioni di pace, i bersaglieri hanno offerto in ogni circostanza esaltanti prove di capacità operativa e dell'eroismo individuale. Lo testimoniano le numerose ricompense al valore che pregiano le bandiere delle gloriose unità e le medaglie concesse al titolo individuale. Oggi vogliamo celebrare la nostra festa di corpo rivolgendo un commosso e riconoscente pensiero a tutti i nostri caduti in guerra e in pace, il cui esempio e la cui dedizione al dovere rappresentano un imprescindibile elemento di forza del nostro quotidiano operare. Noi, i bersaglieri della Sassari, siamo fieri e orgogliosi delle nostre tradizioni, siamo determinati a continuare la nostra corsa iniziata 174 anni fa. La storia del terzo bersaglieri, il reggimento più decorato al valore dell'esercito italiano, storia scritta da 220 uomini che hanno servito nelle sue file, continua. Continua oggi più che mai in terra di Sardegna, nella tradizione della Brigata Sassari, con lo stesso impegno e la stessa determinazione che ha sempre contraddistinto i bersaglieri sardi. In occasione della nostra festa di corpo, auguro a tutti i migliori onore e gloria al terzo reggimento bersaglieri, viva la Brigata Sassari e Porta Pari. Mi unisco innanzitutto al saluto e al ringraziamento espresso dal comando parrocchia a tutti quanti i partecipanti a questa significativa e toccante cerimonia. Le autorità, le associazioni combattentistiche d'arma, gli ex comandanti, gli amici e ovviamente tutti quanti noi in uniforme che facciamo parte di una stessa brigata e voi di un reggimento recentemente destinato alla Brigata Sassari. Il primo pensiero che voglio esprimere, consentitemelo però, è ovviamente dedicato a tutti quanti i nostri caduti. I caduti che hanno permesso di scrivere pagine di leggenda per il vostro reggimento e che sono racchiuse nel simbolo della gloriosa bandiera alla quale voi fate continuamente riferimento. Il pensiero va a loro, va comunque a tutti i caduti, anche i più recenti, e alle loro numerose famiglie, quelle famiglie che hanno permesso loro di poter svolgere e di assolvere un compito fino all'estremo sacrificio. In un momento come questo non posso aggiungere nulla alle parole estremamente significative espresse nel messaggio augurale del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 174 anni di storia non possono essere commentate né assommate a nessuna forma ulteriore di apprezzamento che non la leggenda che diventa storia per voi e che porta in questo caso il terzo cancelliere qui a Capo Teulada dal novembre scorso nelle file della Brigata Sassari. La mia presenza qui vuole essere oltre che il piacere, il privilegio, l'onore di poter presenziare a questa cerimonia per la prima volta per un comandante della Brigata Sassari, anche quello di volervi confermare il benvenuto all'interno di una brigata che aveva bisogno di voi. Una brigata che